Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, bikes since 1893. Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana ad MTB Gran Fondo, puntata mondiale, dall'inizio alla fine quest'oggi, per raccontarvi le varie specialità della tappa della Coppa del Mondo che si è svolta in Val di Sole, la quinta del campionato del mondo. Vi mostreremo quest'oggi sia del fuoristrada inteso come cross country, sia del downhill, come vedete da questa copertina montata, ma seguiremo anche la gara di four cross. Quindi non mancate in questa puntata di MTB Gran Fondo, avremo davvero una parte molto interessante. Sta per partire la gara elite femminile di cross country, qui appunto nel circuito della Val di Sole, 5 km e 100 metri da percorrere 4 volte per le donne che stanno per scattare, sono partite in questo preciso momento. Ricordo la quinta di 6 gare dopo la tappa inaugurale di Dalby Forest in Inghilterra, di Hufalis in Belgio con la vittoria della nostra Eva Lechner, la gara di Offenburg in Germania, quella di Champéry in Svizzera. Eccoci allora in Val di Sole, quinta delle 6 prove, la sesta e ultima sarà la 29 di agosto negli Stati Uniti a Windham. Al comando in questi primi chilometri la statunitense Georgia Gould, che seguiamo con il numero 6, tallonata dalla connazionale Willow Kerber. Possiamo seguire anche con il numero 21 la polacca Maja Wlochkowska, argento olimpico a Pechino e argento anche agli europei in Israele. Si è classificata seconda quest'anno, sfilano via intanto le biker, avete riconosciuto in questo gruppo anche col numero 1 la nostra Eva Lechner, avete visto che è sfilata via proprio in questo momento. Secondo giro prende l'iniziativa la canadese Catherine Pendrell, che quest'anno in Coppa del Mondo ha vinto la prova di Offenburg a fine maggio, il 23 maggio. Alle sue spalle ci sono la polacca Wlochkowska, la riconosciamo con il numero 21. In terza posizione transita la statunitense Georgia Gould, che prima abbiamo visto guidare nei primi chilometri di gara. Siamo nel corso dell'ultimo giro ora della gara femminile, c'è la polacca Wlochkowska che attacca la Pendrell, vedete, questo è il momento davvero decisivo della corsa, con la polacca che scatta e passa a condurre. Allora, sorpresa, colpo di scena nella gara femminile, guardate l'azione di Maja Wlochkowska, 26enne biker polacca, vice campione europea quest'anno e campionessa europea nel 2009. Eccola allora che va a concludere la sua prova, è ormai imminente la conclusione della sua tappa di Coppa del Mondo qui in Val di Sole, vince in 1 ora 23 minuti precedendo la canadese Catherine Prendel di 5 secondi. Al terzo posto, con un ottimo recupero, la campionessa del mondo Irina Kalentieva, la russa, che è quindi in terza posizione. Per i colori italiani, 12esima Eva Lechner con un ritardo di 2,57 dalla vincitrice, scivola al secondo posto in Coppa del Mondo che guidava fino alla tappa precedente a questa gara in Val di Sole.
Bene, allora alle 14 di questo sabato 31 luglio è scattata poi la gara maschile del cross country con 6 giri, sempre nel circuito di 5 km e 100 metri con giro di lancio. 190 gli atleti alla partenza, giornata splendida, calda e soleggiata. Come sempre, anche questa è la quinta tappa delle 6 in programma per la Coppa del Mondo 2010. Ricordo nella ultima gara di Champéry in Svizzera, vittoria dello svizzero Florian Vogel. Eccolo, lo vediamo proprio in questo momento inquadrato dalle telecamere. Al suo fianco il giovanissimo, il 21enne connazionale Matthias Flückiger per la Trek World Racing. E dopodiché, insomma, un personaggio che ha un palmarès molto lungo, il campione, il 2 volte campione olimpico, 4 volte campione del mondo e leader di Coppa del mondo Julien Absalon. Francia, e quindi l'attuale campione del mondo in carica, lo svizzero Nino Schurter. Attenzione alla partenza, ricordo i colori italiani sono difesi, almeno abbiamo qualche speranza, nel campione italiano Marco Aurelio Fontana e nel sempre validissimo Tony Longo della Full Dynamics. Scattati allora in questo momento, vedete, i 190 atleti sono davvero tantissimi per questa quinta prova di Coppa del Mondo in Val di Sole. Primo giro allora e prime fasi di gara, davanti a tutti spicca con il numero 6 lo svizzero Florian Vogel, davanti al connazionale Nino Schurter, numero 2, e al leader di Coppa Julien Absalon con il numero 1 Francia. Ritmo sostenuto in testa alla gara con Vogel che ha ruota a Schurter, quindi si è unito a questo tandem anche lo spagnolo Hermida, quindi Absalon con il numero 1 e subito dietro si è agganciato con il numero 5 lo svizzero, il giovanissimo, il 21enne Matthias Flückiger, quindi i primi 5 di testa sono loro. In sesta posizione, vedete, col numero 12 compare l'altro svizzero Ralf Naff. Eccoci al punto di ristoro e di assistenza, siamo nel corso del secondo giro, i 4 di testa cominciano a fare il vuoto alle loro spalle, resiste leggermente staccato il giovane Flückiger in quinta posizione, comunque al comando c'è sempre Florian Vogel con il numero 6 insieme al connazionale Schurter, Hermida, Absalon e, come vi dicevo, ora è, però esce sulla destra, vedete, il campione del mondo Nino Schurter. Ecco il passaggio allora al secondo giro, Nino Schurter Svizzera, secondo Hermida Spagna, terzo Absalon Francia, quarta posizione per Vogel, quinto Flückiger. Cambio ora alla testa della corsa, c'è il campione del mondo Nino Schurter davanti a Vogel, anche lui svizzero, quindi Absalon e l'altro svizzero Flückiger. Ha perso contatto José Hermida, quindi abbiamo 3 svizzeri nelle prime 4 posizioni. Leggermente staccato José Antonio Hermida della Merida, intanto possiamo seguire in questo rallenti l'azione, vedete, a pedali bloccati, anche a freni bloccati, dello svizzero Naff. Sempre al punto di ristoro seguiamo questa situazione in cui, attenzione, si sono staccati in 3. Allora Vogel precede Absalon e Schurter, ha perso terreno anche l'altro svizzero, il 21enne Flückiger. Questi 3 biker hanno staccato gli altri e ora affronteranno tra pochissimo l'ultimo giro, quindi questo è il transito al traguardo. Come vedete, nell'ordine passano Absalon, Francia, quindi Nino Schurter e l'altro francese Florian Vogel. È quasi certo che tra loro si risolverà questa prova di Coppa del Mondo in Val di Sole, la quinta di 6 prove. Eccoli allora, li seguiamo nuovamente. Le posizioni di testa sono rimaste immutate. Absalon, Schurter, Vogel. Gli svizzeri sicuramente opereranno un gioco di squadra per la vittoria di tappa. Parte intanto col numero 6 Florian Vogel, che si è portato dietro il connazionale Nino Schurter, campione del mondo.